grazie a Mario Scuto. Siamo veramente in chiusura, per poi lasciare chiaramente ai giornalisti la possibilità di fare qualche domanda ove ce ne fosse la necessità. Occhio Maurizio, io come ho detto diciamo all'inizio non ho fatto un intervento, non ho parlato di temi, non ho parlato di nulla, ho semplicemente insomma fatto il moderatore facendo i doverosi ringraziamenti, però una cosa io ho omesso di dirla, che noi questa sera stiamo mantenendo una premessa Marco che abbiamo fatto in campagna elettorale, ossia che nel momento in cui noi insomma avessimo vinto le elezioni avremmo aperto anche una sede logistica che dovrebbe, che sarà appunto divenire la casa non solo di Forza Italia ma la casa di tutti, come ricordava io prima, la casa dei cittadini. Mi piace affermare, se me lo consentono anche gli amici degli altri partiti, la casa del centrodestra, all'interno del quale, della quale poter dibattere, confrontarci, lo dicevo poc'anzi diciamo ad un'intervista, scrivere un programma che può guardare chiaramente al futuro, un programma che deve necessariamente parlare anche di giustizia giusta, perché trovo ignobile e vergognoso in questo momento, in una fase così delicata che anche in Calabria stiamo attraversando, che il presidente di questa regione vada a fare visita ad un sindaco che è stato destinatario di una misura cautelare mentre tutto questo accade per Pescone Lini e nelle padre Galera di Reggio Calabria. Vergogna! 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 E noi avremo il coraggio di scriverle, di rivendicare, perché è inaccettabile che per un errore di bilancio un grande uomo politico ci si trova alle padre Galere, mentre un sindaco superficiale oggi venga ospitato in quelle che sono le trasmissioni nazionali e magari con l'idea di poter essere candidato alle elezioni europee. Io non ci sto, io non ci sto. E allora, cara Mara, Roberto ha auspicato che tu possa guidare un momento di riorganizzazione nazionale. E 15 giorni fa, quando presi la parola per la prima volta all'interno della riunione del gruppo di Forza Italia, guardai Roberto e ho detto: che faccio, intervengo? Mi ha risposto con un messaggio immediatamente. E ho un po' esaltato il lavoro di Stella Germini, che saluto anche da questo microfono, che sta facendo un lavoro straordinario. Ho detto che è brava, che è un bravo capogruppo, che è un grande riferimento. Poi però a un certo punto mi sono lasciato andare e ho detto che il nostro partito, che in questo momento vede in Antonio Tajani un grande punto di riferimento, grande uomo, grande europeista, grande persona di equilibrio, però ha la necessità di essere supportato e che quindi ha la necessità di avere un grande coordinatore. E lì gli occhi inevitabilmente sono caduti su Mara Carfagna. Quando sono uscito, un mio collega toscano, che non è Maurizio Dettore, si è avvicinato e mi ha detto: ma sei diventato carfagnano? L'ho guardato e ho detto: no, lo sono sempre stato, Mara Carfagna.